Allo stadio del Duca di Ascoli, il Taranto supera la Casertana con il risultato di 2-1 ed ottiene la permanenza in serie cadetta. Sono stati necessari 120 minuti di gioco per far sì che il Taranto potesse coronare il sogno della salvezza e quindi accedere al campionato di Serie B anche per il prossimo anno 1992-93. E veniamo subito a parlare di questa partita che ha avuto una emotività piuttosto intensa, tenuto conto soprattutto dell'importanza della posta in palio. È passato in vantaggio il Taranto nel corso del primo tempo regolamentare, quando al 37esimo del primo tempo appunto Francesco Torini ha avuto l'opportunità di trafiggere il portiere della Casertana, che già in avvio di partita, almeno in tre circostanze, aveva avuto modo di farsi apprezzare per tre deviazioni su altrettanti tiri di Torini e di Soncin. Al termine del primo tempo quindi il Taranto andava al riposo con il vantaggio di una rete a zero grazie al gol realizzato da Torini. Nel secondo tempo invece il tecnico casertano Materazzi mandava in campo Carbone e proprio quest'ultimo, dopo una ventina di minuti, trovava lo spiraglio giusto per riportare le formazioni in parità 1-1 fino al termine dei 90 minuti regolamentari, e pertanto le due formazioni erano costrette ad accedere ai tempi supplementari. Il primo di questi due tempi si chiudeva ancora in parità, ma al quinto minuto del secondo tempo supplementare il Taranto otteneva la possibilità della vittoria grazie al gol attribuito peraltro in condominio tra virgolette alle due punte del Taranto, Lorenzo e Sesta, che insieme, quasi in perfetta simbiosi, calciavano il pallone che si infilava alle spalle di Bucci e praticamente metteva fine alla partita. 120 minuti indubbiamente ad alta intensità emotiva, che comunque consegnavano al Taranto la possibilità della salvezza e quindi della permanenza in Serie B. Una gara estremamente importante e il Taranto ha cancellato tutte le ombre e tutti i dubbi sulla formazione di Vitali emerse nel corso di questa settimana. Per la prossima annata quindi per il Taranto sarà Serie B. Da Ascoli è tutto, linea allo studio.